Tacito, storie, libro primo. Il primo libro copre parte dell'anno 69 d.C., 822 anno dalla fondazione di Roma. 69 d.C. Furono consoli Servio Sulpicio Galba, seconda volta, e Tito Vinio Rufino. Inizia questa mia opera dall'anno in cui furono consoli Servio Galba, per lui era la seconda volta, e Tito Vinio. Infatti, gli 820 anni trascorsi dalla fondazione di Roma sono stati già raccontati da molti storici che potevano scrivere con tutto il vigore espressivo che la loro grande libertà consentiva. Ma la battaglia di Azio decise che alla pace si doveva pagare il prezzo della concentrazione di ogni potere nelle mani di un solo uomo. Così quei grandi ingegni si eclissarono e la verità ne risultò avvilita. Il primo motivo fu il disinteresse per la vita pubblica minata dagli interessi particolari. Poi sopravvennero una vera e propria smania di adulazione e di converso l'odio verso chi comandava. E comunque a nessuno, ostile o sottomesso, stava a cuore la posterità. Ma se il lettore prova evidente disagio per le parzialità dello storico, denigrazione e livore trovano orecchie compiacenti. Infatti sulla parzialità pesa il vizio ignobile del servilismo, ma il malanimo può essere spacciato per spirito di indipendenza. Quanto a me, da Galba, Otone e Vitellio, non ho ricevuto né favori né ingiustizie. E del resto non voglio negare che è stato Vespasiano a far iniziare la mia carriera politica e che Tito l'ha fatta avanzare e che poi Domiziano l'ha portata al suo apice. Ma chi si dichiara incorrotto assertore della verità deve riferire di ognuno ugualmente lontano da simpatia e da odio. Spero di vivere abbastanza perché mi sono riservato per la vecchiaia la narrazione dei principati del divo Nerva e di Traiano. È una materia ben più ricca e che non mi dà soverchie preoccupazioni grazie alla singolare condizione di benessere di questi tempi, in cui vi è libertà di pensiero e di espressione. 2. La storia che mi accingo a raccontare presenta grande intrico di vicende, atroci battaglie, congiure di ogni tipo, perfino la pace, è una pace insanguinata. Quattro imperatori tutti uccisi dalla spada, tre guerre civili, molte guerre esterne e spesso quelle civili e quelle esterne si confondevano tra loro. Se le cose andavano bene in Oriente, la situazione era tragica in Occidente. E poi l'Illirico in fermento, le Gallie infide, la Britannia occupata e subito abbandonata. Scoppiò insieme la ribellione dei Sarmati e degli Svevi, i Daci crescevano in prestigio per le stragi subite e inferte, e non mancò l'inganno di un falso Nerone che quasi induceva i parti a prendere le armi contro di noi. E inoltre, l'Italia devastata da stragi mai sperimentate, o almeno non più viste da secoli, città inghiottite e sepolte sulla fertilissima costiera campana. Roma fu quasi distrutta da incendi, i suoi templi più antichi andarono in rovina e le fiamme appiccate da cittadini non risparmiarono nemmeno il Campidoglio. Ancora, riti profanati, adulteri scandalosi, il mare sempre più spesso solcato da esuli e talora i rei venivano sgozzati sugli scogli. In Roma si è incrudelito anche più ferocemente. La nobiltà, le ricchezze, le cariche pubbliche, sia che uno le accettasse, sia che le rifiutasse, tutto era pretesto di accusa e in cambio di atti virtuosi era certa la morte. La ricompensa ai delatori non era meno odiosa dei delitti stessi. Per qualcuno il bottino era dato da cariche civili e religiose, per altri dal governo di province o da posti di prestigio nella stessa Roma. Insomma, ogni settore della vita pubblica era sottoposto alle spinte e ai sovvertimenti che venivano dall'odio e dalla paura. Gli schiavi
erano aizzati contro i loro padroni e i liberti perfino contro chi aveva concesso loro la libertà. E se uno non aveva nemici, ci pensavano gli amici a schiacciarlo. 3. Tuttavia, quest'epoca non fu tanto povera di valore da non proporre anche esempi di nobiltà, madri che accompagnano figli profughi, mogli che seguono i mariti esuli, congiunti fedelissimi, generi di grande fermezza, schiavi leali anche se sottoposti a tortura, uomini di prestigio capaci di sopportare le più dure costrizioni e perfino la morte, al punto che è possibile il paragone con le più celebrate morti dell'antichità. E oltre ai casi umani, ecco in cielo e in terra prodigi, folgori minacciose, presagi di eventi futuri, lieti o tristi, misteriosi o evidenti. Comunque, mai fu più palese per disastri tanto atroci capitati al popolo romano, o per indizi più chiari, che gli dèi sono animati dalla volontà di punirci, non certo di proteggerci. 4. In ogni caso, prima di mettermi a scrivere quanto mi sono proposto, devo esaminare le condizioni della città, lo spirito degli eserciti, l'atteggiamento delle province, ciò che nei territori dell'impero era valido e ciò che era corrotto. In tal modo saranno evidenti non solo il manifestarsi e lo svolgersi per lo più casuali dei fatti, ma anche le loro cause e i loro intrecci remoti. Se al primo impatto la morte di Nerone aveva recato gioia, aveva poi suscitato reazioni contrastanti non solo a Roma, nei senatori, nel popolo, nei soldati di guarnigione, ma anche lontano, nei legionari e nei comandanti, perché era stata di colpo svelata la segreta possibilità di eleggere l'imperatore anche distante da Roma. I senatori erano tuttavia lieti per la libertà in un sol tratto riconquistata e gioivano perfino sfacciatamente, visto che il nuovo principe era lontano. Allo stesso modo si rallegravano i cavalieri di grado più alto, quelli tra i cittadini che si erano serbati incorrotti ed erano legati alle grandi famiglie, i clienti e i liberti dei condannati e degli esuli riaprirono di nuovo il cuore alla speranza. Invece la plebaglia, frequentatrice abituale di circo e teatri, i peggiori tra gli schiavi e coloro che, divorato il loro patrimonio, vivevano di espedienti grazie alle nefandezze di Nerone, erano tristi e aspettavano avidamente il sopraggiungere delle notizie. 5. A questo punto iniziano le agitazioni dei soldati della guarnigione romana. Essi, tradizionalmente legati al giuramento prestato ai Cesari e spinti ad abbandonare Nerone più per sobillazioni e intrighi esterni che per propria scelta, si resero conto ben presto che non avrebbero ricevuto il premio promesso nel nome di Galba e che in tempo di pace meriti e rispettive ricompense erano minori rispetto ai tempi di guerra. Inoltre essi, prevenuti nei favori del principe dalle legioni che lo avevano eletto, erano inclini a fomentar disordini anche per la scelleratezza del loro prefetto, Nymphidio Sabino, che preparava un colpo di stato improprio. E anche se Nymphidio cadde nel tentativo e scomparve dunque il capo della congiura, permaneva nella maggior parte dei pretoriani la consapevolezza della situazione e non mancavano parole di biasimo per la vecchiaia e l'avarizia di Galba. La sua severità, un tempo lodata e apprezzata in particolar modo dai soldati, in quel frangente pesava a militari insofferenti dell'antica disciplina e abituati da Nerone per ben 14 anni ad amare nel principe i vizi, esattamente come per il passato se ne stimava la virtù. Tutti ripetevano inoltre una frase di Galba, lusinghiera con riferimento alla cosa pubblica, ma certo falsa in bocca sua, secondo la quale i soldati lui li arruolava, non li comperava, ma i suoi atti smentivano le sue parole. 6. Screditavano poi del tutto quel vecchio già conciato male, Tito Vinio e Cornelio Lacone. Il primo era un uomo spregevolissimo, il secondo vile come nessun altro.
appesantivano l'immagine di Galba con l'odio che veniva dalle scelleratezze proprie e col disprezzo che veniva dall'ignavia. Il viaggio di Galba fu lento e segnato dal sangue. Furono uccisi Cingonio Varrone, console designato, e Petronio Turpigliano, consolare, il primo per essere stato complice di l'infidio, il secondo per aver avuto responsabilità di comando sotto Nerone, ma l'uno e l'altro furono condannati senza potersi discolpare e senza difesa, e si diceva per questo che fossero innocenti. Quando entrò in Roma, molte migliaia di soldati inermi furono uccisi, e questo apparve presagio infausto e terribile perfino agli autori delle stragi. La città era piena di un esercito ben stranamente commisto, per via dell'arrivo dei legionari spagnoli e della permanenza di quella legione che Nerone aveva arruolato dalla flotta. Inoltre vi erano molti reparti militari provenienti dalla Germania, dalla Britannia, dall'Illirico. Li aveva arruolati lo stesso Nerone che li aveva poi mandati a presidiare i Valichi del Caucaso e a combattere contro gli Albani. Li aveva quindi richiamati per reprimere l'insurrezione di Vindice. Il tutto forniva premesse per chissà quali rivolgimenti, poiché nessuno era ancora orientato verso questo o quello, ma tutti erano disponibili verso il primo che osasse cose nuove. 7. Accadde per caso che arrivassero insieme le notizie della morte di Clodio Macro e Fonteio Capitone. Macro lo aveva ucciso in Africa Trebonio Garuziano per ordine di Galba. Non vi era alcun dubbio che stesse preparando sedizioni. Capitone fu ucciso in Germania mentre stava preparando a sua volta una ribellione dai legati Cornelio Aquinio e Fabio Valente. Essi non avevano ancora ricevuto un ordine in tal senso. Erano in molti a credere che Capitone, benché avido e contaminato dalla lussuria, non avesse mai pensato a rivolgimenti politici, ma che fossero stati proprio i legati a cercare di persuaderlo e, trovandolo irremovibile, a tessere l'inganno e ad accusarlo del crimine. Galba approvò, vuoi per la sua fragilità caratteriale, vuoi per non voler indagare più a fondo quanto era stato in qualche modo fatto, tanto era ormai impossibile tornare indietro. L'uno e l'altro delitto suscitarono ostilità. Ormai qualunque cosa accadesse, buona o cattiva, tornava a danno del principe, una volta in viso. Ogni cosa aveva un prezzo. Aumentava a dismisura il potere dei liberti. Gli schiavi impazienti, perché si muovevano attorno ad un vecchio, avevano mani avide e pronte a cogliere qualsiasi occasione. Insomma, nella nuova corte erano tornati gli antichi mali, ugualmente gravi, non altrettanto facilmente perdonati. E allora la stessa avanzata età di Galba era oggetto di derisione e causa di fastidio per persone abituate alla giovinezza di Nerone e use a mettere a confronto chi comanda sulla base della prestanza fisica, esattamente come la gente comune. 8. Questa era dunque in siffatta confusione la disposizione degli animi in Roma. Quanto alla situazione delle province in Spagna, comandava Cluvio Rufo, uomo di grande eloquenza e abile a sfruttare i periodi di pace, ma piuttosto inesperto di arte militare. Le Gallie erano legate a Galba non solo per l'eredità morale di Vindice, ma anche per la cittadinanza romana da poco concessa, e per il tempo a venire avevano ottenuto sgravi fiscali. Ma i popoli della Gallia, che avevano stanza vicino agli eserciti germanici, non avevano avuto gli stessi benefici, e anzi avevano perso parte dei loro territori. Dunque, con pari risentimento, confrontavano i privilegi altrui e le ingiustizie subite. E gli stessi eserciti germanici, con grande pericolo, trattandosi di forze molto numerose, erano percorsi da inquietudine e ira. Fieri della recente vittoria, temevano di essere sembrati favorevoli alla parte avversa. In effetti si erano staccati da Nerone con un certo ritardo e Verginio non si era dichiarato subito dalla parte di Galba e forse aveva anche pensato a farsi proclamare imperatore. Di certo i soldati gli avevano offerto la corona.
quanto alla morte di Fontaio Capitone, ne erano sdegnati anche coloro che non avevano alcun motivo di dolersene. I soldati non avevano un capo, dato che Virginio era stato allontanato simulando un atto d'amicizia. Il fatto che egli non fosse rimesso in libertà e anzi che fosse incriminato, essi lo consideravano come un'accusa rivolta a loro. 9. L'esercito stanziato in Germania Superiore disprezzava il proprio comandante, Ordeonio Flacco, vecchio e podagroso, instabile e poco autorevole. Nemmeno in tempo di pace sarebbe stato in grado di reggere un comando, e d'altra parte i suoi soldati diventavano sempre più furiosi proprio per la malattia di chi li teneva a freno. La legione della Germania Inferiore, le legioni della Germania Inferiore, rimasero troppo a lungo senza un consolare finché su incarico di Galba arrivò Aulo Vitellio, figlio di quel Vitellio che era stato censore e console per 3 volte. Questo sembrava titolo sufficiente. In Britannia invece l'esercito era del tutto tranquillo, e certo non ci fu legione, durante tutti i sommovimenti portati dalla guerra e dalle guerre civili, che si comportasse con maggiore correttezza, vuoi per la lontananza e perché isolate dal mare, vuoi per le frequenti spedizioni che avevano insegnato a concentrare sul nemico ogni bellicosità. Quieto era anche l'Illirico, anche se le legioni fatte giungere da Nerone, mentre erano di stanza in Italia, avevano più volte cercato contatti con Virginio, ma gli eserciti, separati da grandi distanze, fattore questo decisivo per mantenere fedeli le truppe, non avevano modo di mutuare vizi e forze. 10. Assolutamente tranquillo era ancora l'Oriente. Reggeva la Siria con 4 legioni. Licinio Muciano, uomo famoso per le alterne vicende della sua vita. Da giovane aveva coltivato per ambizione prestigiose amicizie, poi, divorato il suo patrimonio, si era trovato in una situazione precaria anche per il sospetto di essere inviso a Claudio. Fu così relegato nella lontana Asia, tanto vicino alla condizione di esule quanto poi a quella di imperatore. La sua personalità era una mescolanza di lussuria e di operosità, di cordialità e arroganza, di buone e cattive inclinazioni. Non aveva freno nella dissolutezza nei periodi di ozio, ma era di grande valenza quando si assumeva qualche incarico, meritevoli i comportamenti pubblici, deprecabile la sua vita privata. Grazie al suo fascino aveva grande autorità presso i dipendenti, familiari, colleghi. Insomma, a lui fu più facile aprire la strada dell'impero ad un altro, piuttosto che ottenerlo per sé. Conduceva la guerra giudaica con 3 legioni un comandante scelto da Nerone, Flavio Vespasiano. Egli non era animato né da gelosia né tantomeno da ostilità nei riguardi di Galba, al punto che aveva mandato il figlio Tito per rendergli devoto omaggio come a suo tempo dirò. Noi abbiamo creduto alle imponderabili scelte del fato, pur rivelate da prodigi e oracoli, secondo cui l'impero era destinato a Vespasiano e ai suoi figli solo dopo la sua salita al trono. 11. Già dai tempi del divo Augusto sono i cavalieri, in luogo di re, ad avere il potere sull'Egitto e sulle legioni che servono a tenerlo a freno. Parve questa la soluzione migliore al fine di mantenere legata alla casa imperiale quella provincia così difficile da raggiungere, ma anche ricca di grano, irrequieta e mutevole per il suo fanatismo religioso e le sue dissolutezze, ignara di leggi e magistrature. L'Egitto era governato allora da Tiberio Alessandro, nativo di quel paese. L'Africa e le legioni lì stanziate, dopo l'uccisione di Clodio Macro, si accontentavano di un capo qualsiasi, avendo fatto prova di un padrone da poco. Le 2 Mauritanie, la Rezia, il Norico, la Tracia
e le altre province governate da procuratori si dichiaravano favorevoli o contrarie a Galba a seconda dell'esercito cui erano prossime, sotto la pressione di chi meglio sapeva farsi valere. Il destino delle province disarmate e dunque esposte a diventare schiave del primo che sapesse profittarne, e l'Italia era la prima fra tutte, era quello di divenire bottino di guerra. Tale era la situazione romana quando i consoli Servio Galba, eletto per la seconda volta, e Tito Vinio iniziarono l'anno destinato ad essere l'ultimo della loro vita, e poco mancò che non fosse l'ultimo anche per la Repubblica. 12. Pochi giorni dopo, il 1 gennaio, arriva dalla Belgica una missiva del procuratore Pompeo Propinquo. Vi si riferiva che le legioni della Germania Superiore avevano rotto il giuramento di fedeltà, chiedevano un altro imperatore, affidavano al Senato e al popolo romano ogni scelta, e questo perché la rivolta fosse considerata con maggior benevolenza. Questo evento fece maturare la decisione di Galba, che già da tempo meditava tra sé e discuteva con i suoi intimi circa una possibile adozione. Per mesi era stato questo l'argomento sulla bocca di tutti, sia per la smaniosa leggerezza con cui si parla di queste cose, sia perché Galba era effettivamente molto vecchio. Discernimento e amore per la cosa pubblica abitavano in pochi. Molti, sulle ali di una sciocca speranza, a seconda che fossero amici o clienti, di questo o di quello, lo designavano con tendenziose dicerie. Non era estraneo l'odio per Tito Vinio, che diventava ogni giorno più potente e dunque più inviso a tutti, in quei frangenti estremi, gli intimi di Galba, spinti dalla sua debolezza, diedero sfogo alle loro cupidigie senza ritegno, simili a bocche spalancate. Nei riguardi di un vecchio infermo e credulone si poteva trasgredire con minor paura e maggiore speranza di profitto. Nella pratica, l'esercizio del potere imperiale era diviso tra il console Tito Vinio e Cornelio Lacone, prefetto del pretorio. Non minore era il prestigio di Icelo, liberto di Galba, che aveva ricevuto il dono dell'anello ed era da tutti chiamato Marciano, cioè con un nome da cavaliere. Costoro erano di pareri discordanti e per di più badavano ognuno per proprio conto a faccende di minore importanza. In particolare sul nome del successore erano di due avvisi ben diversi. Vinio era dalla parte di Otone. Lacone e Icelo non favorivano nessuno in particolare, ma erano d'accordo nell'opporsi a Otone. Lo stesso Galba conosceva le intese tra Otone e Tito Vinio. Inoltre, stando alle chiacchiere di chi nulla riesce a passare sotto silenzio, Otone, che era celibe, e Vinio, che aveva una figlia vedova, avrebbero dovuto diventare genero e suocero. Galba forse si preoccupava anche dello Stato che, se fosse finito nelle mani di Otone, inutilmente sarebbe stato sottratto a Nerone. La fanciullezza di Otone era stata caratterizzata dalla mancanza di ogni interesse e dissoluta era stata la sua giovinezza. Era gradito a Nerone, cui lo univa una sorta di gara nel vizio. Anzi, era a tal punto complice dei vizi di Nerone che costui gli affidò Poppea Sabina, concubina imperiale, finché non fosse riuscito a liberarsi della moglie Ottavia. Poi Otone cadde in sospetto proprio a causa di Poppea e Nerone lo allontanò nella provincia della Lusitania col pretesto di affidargliene il governo. Otone, dopo aver amministrato con moderazione la Lusitania, fu il primo a passare con grande prontezza dalla parte di Galba e finché durò la guerra fu il più brillante dei suoi seguaci. Teneva ben stretta e anzi di giorno in giorno più salda la speranza subito concepita di essere adottato. La maggior parte dei soldati gli era favorevole ed erano favorevoli anche i cortigiani che vedevano in lui un nuovo Nerone. 14. Ma Galba, dopo la notizia della rivolta germanica, sebbene nulla fosse assodato per quanto riguardava Vitellio, si chiedeva ansioso verso quale direzione sarebbe esplosa la violenza degli eserciti. Non aveva fiducia nemmeno della guarnigione urbana e pensò che l'unica strada sicura era la convocazione dei comizi imperiali. Fece venire, oltre a Vinio e a Lacone, Mario Celso, console designato,
E Ducenio Gemino, prefetto urbano, disse poche parole attorno alla sua vecchiezza e comandò di far arrivare Pisone Liciniano, forse di sua iniziativa o forse, come pensa qualcuno, per le insistenze di Lacone, che aveva stretto amicizia con Pisone grazie alla comune frequentazione della casa di Rubelio Plauto. Astutamente Lacone cercava di favorirlo, fingendo di non conoscerlo, così le buone cose che si dicevano su Pisone avevano finito col dar peso al suo consiglio. Pisone, figlio di Crasso e di Scribonia, e dunque nobile per duplice ascendenza, aveva aspetto e portamento all'antica, era, detta di buoni giudici, austero, ma secondo alcuni detrattori piuttosto duro. Proprio questo duplice aspetto del suo carattere piaceva all'adottante e dispiaceva invece a chi non ne condivideva i progetti. Si dice che Galbo allora abbia preso la mano di Pisone e che gli abbia rivolto queste parole: se io, privato cittadino, ti accogliessi in adozione, secondo la prassi, seguendo la legge curiata e davanti ai pontefici, sarebbe motivo di gloria per me accogliere nella mia casa, la discendenza di Cneo Pompeo e di Crasso, e avresti gloria anche tu dall'aver aggiunto alla tua nobiltà il lustro della gente Sulpicia e Lutazia. Ma è stata la tua nobile indole, congiunta all'amore di patria, a spingere me, chiamato al potere dal consenso degli dei e degli uomini, ad offrirti quel principato per il quale i nostri antenati hanno preso le armi. Io stesso l'ho conquistato in guerra, ma te lo affido in pace, seguendo l'esempio del divo Augusto, il quale elevò ad un'altezza pari alla sua prima Marcello, figlio della sorella, poi Agrippa, suo genero, poi suo nipote, e infine Tiberio Nerone, suo figliastro. Ma Augusto ha cercato un successore tra i parenti, io tra i cittadini. Non mi mancano certo parenti o affidabili alleati, ma nemmeno io ho accettato l'impero per ambizione. Perché io abbia scelto in tal modo, lo dice il fatto che non solo ho posposto a te i miei parenti, ma anche i tuoi. Tuo fratello è più vecchio di te e nobile al pari tuo, e sarebbe degno di un destino imperiale se tu non ne fossi ancor più degno. Questa tua età si è ormai lasciata dietro gli ardenti desideri della giovinezza e la tua vita è tale da non avere nulla di cui provare vergogna. Fino ad oggi tu hai sperimentato solo fortune avverse, ora la prosperità ben più duramente ti prova. Infatti la miseria si può sopportare, la felicità corrompe. Certo tu conserverai ben salde fedeltà, libertà, amicizia, che sono i valori supremi dell'animo umano, ma l'altrui piaggeria le renderà vane. Nella tua vita irromperanno adulazione, lusinghe e anche gli interessi di parte, che sono la morte dei sentimenti più puri. Noi oggi stiamo qui parlando molto francamente, non alla nostra persona. È molto faticoso indurre il principe ad azioni davvero utili. Applaudirlo invece costa nulla, a prescindere dal suo valore. Se l'incommensurabile organismo dell'impero potesse equilibratamente sostenersi senza un reggitore, sarei stato degno di essere l'iniziatore di una nuova repubblica, ma ormai si è giunti al punto che la mia vecchiaia null'altro può offrire al popolo romano se non un valente successore, e la tua giovinezza null'altro che un buon principe. Sotto Tiberio, Gaio e Claudio siamo stati, per così dire, un patrimonio di un'unica famiglia da trasmettere in eredità. Il fatto che ora l'imperatore venga eletto è l'unica contropartita della perduta libertà. Estinta la casa Giulio-Claudia, l'adozione troverà di volta in volta il migliore. È casuale essere generati e nascere da principi, e il giudizio non si spinge oltre. È improntato alla libertà, invece, il criterio con cui si sceglie la persona da adottare, e se davvero vuoi scegliere, puoi accogliere le indicazioni dell'opinione pubblica. Ricordi Nerone? Era gonfio d'orgoglio quando esibiva la lunga discendenza della sua stirpe. Così non è certo stato vindice con una provincia inerme a toglierlo dalle spalle di tutto il popolo. E non sono stato io con una legione. Piuttosto
Piuttosto lo hanno sconfitto la sua stessa ferocia e la sua dissolutezza, e prima di lui non vi era mai stato un principe pubblicamente condannato. Noi, pur dando il meglio nel governo, saremo oggetto dell'invidia, anche se a portarci sul trono è stata la guerra assieme al consenso dei giusti. Non tremare, tuttavia, se due legioni in questo disordine che squassa il mondo intero sono ancora turbolente. Neppure io sono arrivato al potere a cose tranquille. Del resto, appena verrà divulgata la notizia dell'adozione, sembrerò meno vecchio, che è l'unica critica che mi viene mossa. Di Nerone la feccia sentirà sempre la mancanza. Compito mio e tuo sarà non farlo rimpiangere anche dai buoni. Non voglio però perdermi più a lungo in ammonimenti. Ogni mio progetto trova compimento se ho fatto in te una buona scelta. Il più efficace e pronto criterio per distinguere il bene e il male sta nel chiedersi cosa avresti voluto o non voluto sotto un altro imperatore. Questa in fondo non è una vera monarchia in cui una famiglia comanda e tutti gli altri sono schiavi. Piuttosto sappi che dovrai comandare a uomini incapaci di sopportare una servitù assoluta, ma anche di gestire un regime di piena libertà. Galba così parlava, stava creando in Pisone il futuro imperatore, ma tutti si rivolgevano a lui come se già lo fosse. 17. Turbato o esultante che fosse, Pisone non tradì in alcun modo le reazioni del suo animo, agli occhi di chi prese ad osservarlo in quel momento, e nemmeno dopo, quando fu al centro dell'attenzione generale. Per Galba, suo imperatore e suo padre, ebbe parole di grande rispetto. Quanto a se stesso, disse qualcosa con grande moderazione. Nulla era cambiato nel suo volto e nel suo aspetto, sicché sembrò che, pur avendo le capacità per comandare, non ne avesse gran desiderio. Si passò a discutere se l'adozione dovesse essere annunciata nel foro, nel senato o nel campo dei pretoriani. Piacque quest'ultima soluzione. Avrebbe significato rendere onore ai soldati. Se infatti è scorretto procurarsene il favore con regalie e con intrighi, non è disprezzabile ingraziarseli con mezzi onesti. La pubblica attesa si era come coagulata attorno al palazzo. Tutti volevano conoscere il grande segreto e proprio chi cercava di smentire la notizia già trapelata finiva inevitabilmente per sottolinearne l'importanza. 18. Era il 10 di gennaio. Tuoni, fulmini e minacce celesti avevano sconvolto oltre il consueto un giorno carico di pioggia. Per il passato ciò avrebbe fornito motivo per sciogliere i comizi, ma non valse a distogliere Galba dal recarsi negli accampamenti. Un po' disprezzava questi eventi giudicandoli casuali. Un po' sapeva che quanto è destinato dal fato, pur se riconosciuto, non può essere evitato. La folla dei soldati era immensa. A loro Galba annuncia con la distaccata concisione che il suo ruolo esigeva l'adozione di Pisone. Aveva seguito l'esempio del divo Augusto, ma anche l'usanza militare per cui un uomo ne sceglie un altro. Poi, per non ingrandire l'importanza della rivolta in atto, fingendo di volerla ignorare, dichiarò che la quarta e la 22ª legione erano venute meno al loro dovere, ma i promotori della rivolta erano pochi. Mai si era andato oltre le grida e le proteste, e tutto sarebbe tornato alla normalità. Alle sue parole non seguirono né doni né lusinghe, tuttavia i tribuni, i centurioni e i soldati più vicini gli risposero acclamandolo. Gli altri, però, erano mesti e silenziosi perché avevano perso con la guerra alle porte dei donativi che ormai si davano perfino in tempi di pace, eppure quel vecchio troppo parsimonioso avrebbe potuto conciliarsi gli animi anche con una gratifica di minima entità. Gli fu fatale il severo rigore di stampo antico che ormai male si concilia con la nostra epoca. In Senato 19. In Senato Galba usò
le stesse espressioni disadorne e concise che aveva usato con i soldati. Pisone fu invece più cordiale, ed ecco subito il favore dei senatori. Alcuni erano molto schietti, altri esageravano nelle manifestazioni di consenso, essendogli stati prima contrari. Chi precedentemente non si era compromesso, era la maggioranza, gli porse servile ossequio. A nessuno stava a cuore il pubblico interesse, tutti piuttosto coltivavano speranze particolari. Nei 4 giorni che seguirono, cioè nell'intervallo tra la proclamata adozione e la morte, Pisone non disse alcunché né compì alcun atto pubblico. Di giorno in giorno crescevano le notizie della rivolta germanica. Una città come Roma facilmente accoglie e crede vere le notizie, soprattutto quando sono negative, e così i senatori avevano deciso di inviare legati all'esercito di stanza in Germania. In segreto si discusse se, per dar maggior prestigio all'ambasceria, non dovesse farne parte anche Pisone. I legati avrebbero recato l'autorità del Senato, Pisone il prestigio della corona. Parve una buona idea mandare anche Lacone, prefetto del pretorio, ma egli rifiutò. Il Senato delegò a Galba la scelta dei membri della legazione, ma scandalosa fu la leggerezza di costoro. Nomine, esoneri, sostituzioni e intrallazzi per restare o andare a seconda che ognuno avesse concepito speranze o provasse paura. 20. Prima occupazione fu quella di reperire denaro. Dopo aver esaminato tutto il problema, apparve che fosse giusto andarlo a cercare lì dove era stato speso, causando l'attuale povertà. Nerone aveva dilapidato in largizioni 2 miliardi e 200 milioni di sesterzi. Galba diede disposizione che i beneficiari delle largizioni fossero chiamati a restituirle, tenendosene la decima parte. Ma costoro in qualche caso non possedevano più nemmeno quella decima parte perché avevano scialacquato il denaro altrui non meno del proprio. E ai più avidi e dissoluti non rimanevano né campi né capitale, ma a malapena gli strumenti del loro vizio. Gli esattori furono 30 cavalieri romani. Il loro ufficio era nuovo e gravoso, sia per gli intrallazzi che consentiva, sia per lo stesso numero dei chiamati a restituire. Vendita all'asta, profittatori, processi che sconvolsero la città. Tuttavia non mancò di manifestarsi in pieno la gioia di coloro che Nerone aveva derubato e che vedevano i destinatari delle largizioni diventare poveri come loro. In quei giorni furono destituiti anche dei tribuni del pretorio, Antonio Tauro e Antonio Nasone, e poi Emilio Pacenze delle coorti urbane e Giulio Frontone dei vigili. Il rimedio si rivelò poco efficace e generò anzi paura, perché tutti pensavano che pur avvenendo ad arte o per timore gradualmente licenziamenti, non vi era nessuno a non essere sospettato. 21. Nel frattempo, grande era la pressione su Otone, che non aveva nulla da sperare da una situazione pacificata e anzi fondava sul torbido ogni suo progetto. Aveva un tenore di vita superiore a quello di un principe ed era povero quanto un privato difficilmente potrebbe sopportare. Provava astio nei confronti di Galba, invidia verso Pisone. Si creava inoltre motivi di paura per sentirsi più stimolato a soddisfare le sue brame. Si ricordava di essere stato odiato da Nerone e che non doveva certo stare ad aspettare un secondo viaggio in Lusitania e l'onore di un secondo esilio. Per chi detiene il potere è sempre sospetta e odiosa la persona destinata a succedergli. Ciò gli era stato di danno presso il vecchio imperatore
E ancora peggio sarebbe accaduto col giovane che aveva un carattere duro e inasprito da un lungo esilio. Un otone, insomma, si poteva sempre uccidere. Era dunque necessario agire, e agire con coraggio, finché l'autorità di Galba ancora traballava e quella di Pisone non si era del tutto consolidata. Le mutazioni di governo, egli si diceva, erano propizie ai grandi tentativi, e bisognava mettere al bando le esitazioni quando l'attesa presenta più pericoli della temerità. La morte è comune legge naturale, ma presso i posteri sono l'oblio o la gloria a fare le distinzioni. Una stessa fine attende l'innocente o il colpevole, ma solo un uomo più forte degli altri sa morire acquistandosi dei meriti. 22. Il corpo di Otone era infiacchito, ma non così il suo animo. I liberti e gli schiavi più vicini a lui, abituati ad una corruzione impossibile nella casa di un privato, gli facevano balenare davanti agli occhi avidi i lussi della corte neroniana. I matrimoni, gli adulteri e ogni altra mollezza consentita ai re, tutto alla sua portata, gli dicono, se osa, ma anche tutto destinato ad altri, se rimane inerte. Lo lusingavano anche gli astrologi, affermando di aver colto dall'osservazione degli astri nuovi movimenti annuncianti un anno fortunato per Otone. Gli astrologi, non esiste al mondo una genia più infida, pronta a ingannare le speranze della gente. Nella nostra città, sempre messa al bando e tuttavia sempre tollerata. Molti astrologi, erano loro i peggiori ruffiani del suo matrimonio principesco, frequentavano abitualmente le stanze più intime di Poppea. Tra essi vi era Tolomeo, che era stato compagno di Otone in Spagna. Costui gli aveva predetto che sarebbe sopravvissuto a Nerone, forte dell'avverarsi della predizione, un po' ricorrendo alle sue congetture. Un po' riferendo le dicerie di chi metteva a confronto la vecchiaia di Galba con la giovinezza di Otone, lo persuadeva che egli era chiamato all'impero. Ma Otone pretendeva le predizioni come fatti scientifici, prendeva le predizioni come fatti scientifici e ammonimenti del fato per quel desiderio insito nell'animo umano di aver fede in una cosa quanto più è oscura. Tolomeo continuava ad insistere. Ormai istigava apertamente al delitto, cui è così facile passare quando lo si culla tanto a lungo nella mente. Non è possibile dire se l'idea del delitto si sia insinuata all'improvviso. Certo, e che già da tempo Otone aveva iniziato a cattivarsi le simpatie dei soldati, forse avendo concepito la speranza di successione, forse già pensando al delitto. Durante i viaggi, le marce, le soste, chiamava tutti i veterani per nome e faceva gran professione di cameratismo, nel ricordo della militanza sotto Nerone. I più li conosceva, di qualcuno si informava. Li aiutava con denaro o con favori, e intanto buttava lì lamentele e allusioni ambigue su Galba, insomma quell'atteggiamento che più serve ad eccitare il popolo. Le fatiche dei trasferimenti, la scarsezza delle vettovaglie, la durezza del comando in questo modo venivano sempre peggio sopportate. Erano soldati abituati a navigare sui laghi della Campania e verso i porti della Caia, ed era per loro uno sforzo immane superare armati Pirenei, Alpi e distanze enormi. 24. Gli animi dei soldati già bruciavano quando Mevio Pudente, intimo di Tigellino, vi gettò sopra una nuova esca. Costui adescava tutti coloro che avevano l'animo inquieto o erano bisognosi di denaro o erano comunque pronti a cacciarsi dentro ogni avventura. Con questi sistemi giunse persino, come se si trattasse di una mancia, a distribuire 100 sesterzi a ognuna delle guardie della scorta militare ogni volta che Galba si recava a pranzo da Otone. Era una sorta di elargizione pubblica e lo stesso Otone di suo ci metteva doni segreti e individuali. Era un corruttore così sfrontato che regalò alla guardia del corpo
Cocceio Procolo, in lite con un suo vicino per una questione di confini, tutto il campo, dopo averlo acquistato dal vicino stesso. Questo fu possibile grazie all'inerzia del prefetto del pretorio, che non vedeva le cose evidenti e tantomeno quelle nascoste. 25. Alla fine Otone affidò l'esecuzione dell'imminente delitto a Onomasto. Costui gli condusse Barbio Proculo, tesserario delle guardie e l'aiutante Veturio, si assicurò con vari discorsi che fossero astuti e audaci, quindi li colmò di denaro e promesse, e diede anche loro una somma perché tentassero l'animo di molti altri. Così due soldati semplici si assunsero il compito di trasferire il potere imperiale di Roma e riuscirono nel loro scopo. Il progetto delittuoso fu propagato a pochi. Gli animi oscillanti di altre persone furono circuiti con varie arti. Ai graduati fu dato a intendere che i benefici ricevuti da Nymphidio li rendevano sospetti. Quanto alla gran massa dei soldati, fu sfruttato il malcontento e l'esasperazione per il donativo troppe volte differito. Non mancavano coloro che erano spinti dal ricordo di Nerone e dalla sfrenata licenza che costui aveva poco tempo prima resa possibile. Tutti erano poi terrorizzati dall'idea di cambiare corpo. 26. Quel contagio infettò gli animi dei legionari e degli ausiliari, già scossi, dopo che si era saputo che la fedeltà dell'esercito germanico vacillava. I malvagi avevano così ben preparato la rivolta, tenendola tra l'altro perfettamente nascosta agli onesti, che il 14 di gennaio quasi stavano per alzare sopra gli scudi Otone mentre tornava da cena. Non lo fecero perché temevano gli equivoci provocati dal buio, la dispersione per tutto il territorio urbano dei quartieri militari e anche la difficoltà di mettere in pochi istanti d'accordo degli ubriachi. Non si preoccupavano certo dello Stato, visto che una volta smaltito il vino si accingevano a deturparlo con il sangue del loro principe. Si preoccupavano invece che a causa delle tenebre uno qualunque, parandosi davanti ai soldati dell'esercito pannonico o germanico, venisse proclamato imperatore come se fosse Otone, il cui volto era ai più sconosciuto. Molti indizi della rivolta ormai in atto furono soffocati da coloro che ne erano a conoscenza. Alcune voci, giunte fino a Galba, rimasero inascoltate per colpa del prefetto Lacone, che era all'oscuro delle intenzioni dei soldati. Lacone era ostile a qualsiasi idea, pur buona, che non avesse presentata lui stesso ed era testardo nell'ostacolare anche chi fosse particolarmente esperto. 27. Il 15 di gennaio Galba è intento a fare sacrifici davanti al tempio di Apollo, quando l'auruspice Umbricio gli annunzia che le viscere sono sfavorevoli e predicono agguati imminenti e un nemico già dentro le mura di casa. Lì vicino c'era Otone che ascoltava e interpretava gli stessi segni al contrario, e cioè in maniera favorevole ai suoi progetti. Qualche istante dopo il liberto Onomasto annuncia a Otone che è atteso dall'architetto e dagli appaltatori, è il segnale convenuto per dire dell'arrivo dei soldati e dell'insurrezione pronta a scoppiare. Qualcuno chiede ad Otone i motivi della sua partenza ed egli finge di dover andare a vedere una casa che aveva in animo di acquistare, ma che temeva essere troppo vecchia. Otone, appoggiatosi ad Onomasto, si dirige verso il Velabro, attraverso i palazzi tiberiani, e di là al Miliario Aureo, vicino al Tempio di Saturno. Qui un manipolo di 23 guardie del corpo lo saluta imperatore. Egli si allarma per il loro scarso numero, e allora in tutta fretta le guardie lo caricano su una lettiga e lo portano via stringendo le spade in pugno. Un numero pressappoco pari di soldati si unisce loro per via. Alcuni sono consapevoli di quanto accade, altri sono stupiti. Qualcuno alza le armi e grida, qualcun altro rimane in silenzio, riservandosi una decisione a seconda del corso degli eventi. Il
Il campo dei pretoriani era sotto il comando del tribuno Giulio Marziale. Costui offrì non pochi motivi di sospetto. Forse spaventato dalla gravità dell'improvviso attentato, non seppe valutare quanto la rivolta fosse già diffusa nell'accampamento e del resto temeva che una sua resistenza gli potesse essere fatale. E anche gli altri tribuni e i centurioni preferirono la situazione che si parava loro davanti ad un futuro onorevole ma molto incerto. Ecco perché un simile stato d'animo condusse pochi a tentare il delitto, molti a volerlo, tutti a subirlo. 29. Galba era all'oscuro di tutto. Con le sue preghiere importunava gli dèi per un impero che ormai non gli apparteneva più. Quando arrivò la notizia che un senatore, dapprima non se ne conobbe il nome, ma poi fu detto che si trattava di Otone, veniva condotto alla caserma dei pretoriani, cominciarono ad accorrere da tutta la città quelli che lo avevano incontrato. Alcuni esageravano per la paura, altri tendevano a sottovalutare la verità. Nessuno si dimenticava, nemmeno in quell'occasione, di adulare. Dopo rapide consultazioni fu deciso di saggiare le intenzioni della coorte di guardie al palazzo. Si evitò però che lo facesse Galba, la cui autorità veniva riservata intatta per urgenze più gravi. Pisone chiamò i soldati davanti alla scalinata del palazzo e rivolse loro queste parole: «Miei commilitoni, appena 5 giorni fa sono stato chiamato col nome di Cesare. Non sapevo cosa mi aspettasse e nemmeno se da quel nome io dovessi attendermi cose buone o cattive. Per quale destino della mia casa e dello Stato? Questo ora dipende da voi. Io non temo sventure per me. Mi sono trovato spesso in situazioni avverse e oggi imparo che non esistono minori rischi in quelle felici. Soffro invece per mio padre, per il Senato, per l'impero stesso, pensando che oggi vado incontro alla morte o sarò obbligato a mia volta a uccidere. Agli onesti entrambe le cose recano ugual dolore. Mi confortava pensare che gli ultimi rivolgimenti politici non erano costati a Roma spargimento di sangue e che il potere si era trasmesso senza lotte. Lo strumento dell'adozione sembrava aver annullato anche per la successione a Galba ogni possibilità di conflitto civile. Non serve che ora io mi vanti della mia nobiltà o della mia virtù mettendovi a confronto con Otone. Egli ha un solo motivo di vanto: gloriarsi dei vizi che hanno rovinato l'impero anche quando si fingeva amico dell'imperatore. Ma si merita l'impero uno che si comporta, si muove e si veste come una donna? Si ingannano coloro che si fanno abbagliare dallo spreco camuffato da liberalità. Otone non è un generoso, ma uno scialacquatore. In questo momento egli rivolge nel suo animo stupri, baldorie, frequentazioni di prostitute. Egli pensa che questi siano i vantaggi dell'essere principe: sfrenati piaceri per sé, disonorevole vergogna per gli altri. Infatti, non si è mai visto esercitare onestamente un potere conquistato con l'infamia. Il consenso universale ha riconosciuto Galba come imperatore, e io sono divenuto Cesare per una scelta di Galba da voi condivisa. Ma se Repubblica, Senato, popolo sono soltanto parole vuote, voi commilitoni, dovete almeno fare in modo che non siano i peggiori a scegliere l'imperatore. Certo, di tanto in tanto si sente notizia di qualche legione che si ribella ai suoi comandanti, ma la fama della vostra fedeltà è fino ad oggi intatta. Nerone ha abbandonato voi, non voi Nerone. Sarà una trentina di disertori e fuggiaschi, da cui non sarebbe possibile tirar fuori un solo in grado di fare il centurione o il tribuno ad assegnare l'impero? Se voi accettate inerti un simile precedente, vi farete complici del delitto. Questo arbitrio si trasferirà poi nelle province. Noi subiremo le conseguenze delle colpe, voi delle guerre. Per uccidere il principe non vi si offre nulla di più che per restare innocenti. Riceverete il vostro donativo non come prezzo di un tradimento, ma come premio della vostra fedeltà. 31. I soldati di guardia si dispersero. Il resto della corte, che aveva trovato convincenti le parole di Pisone, corse alle insegne. Lo fece, come spesso avviene nei momenti di confusione, a caso e senza una precisa strategia, più per mascherare l'insidia.
Fu questa l'opinione prevalente dopo quegli eventi. Intanto venne mandato Celso Mario ai distaccamenti dell'esercito illirico, accampati sotto il portico di Vipsanio. I primi pilari, Amulio Sereno e Domizio Sabino, ricevettero l'ordine di far venire dall'Atrio della Libertà i distaccamenti germanici. Non si nutriva invece fiducia nelle truppe marinare, ostili per la strage che tra i loro ranghi aveva fatto Galba appena entrato in Roma. Verso il campo dei pretoriani si dirigono anche Cetrio Severo, Subrio Destro, Pompeo Longino, per vedere di ricondurre Rivoltosi a migliori consigli, dato che la sedizione non aveva ancora preso vigore. Dei tribuni, Subrio e Cetrio furono minacciati e aggrediti dai soldati. Longino fu immobilizzato e disarmato, e era infatti fedele a Galba, non per il suo grado militare, ma per amicizia personale, e questo lo rendeva più sospettoso ai rivoltosi. Senza esitare, le truppe di marina si aggregarono ai pretoriani. I soldati scelti dell'esercito illirico respinsero Celso puntandogli contro le lance. Esitarono invece a lungo i soldati germanici. Erano affaticati, ma avevano l'animo tranquillo perché Galba li faceva riposare con particolare cura dalla stanchezza della lunga navigazione dopo che erano stati mandati da Nerone ad Alessandria. Già il popolo si accalcava nel palazzo, 32. Già il popolo si accalcava nel palazzo. Vi erano anche molti schiavi. Tutti, con grida confuse, reclamavano l'uccisione di Otone e la morte dei rivoltosi, con lo stesso tono con cui avrebbero chiesto uno spettacolo teatrale o circense. Non avevano discernimento o voglia di conoscere la verità, dato che, con pari foga e nella stessa giornata, avrebbero poi chiesto esattamente il contrario. Seguivano solo l'inveterata abitudine di adulare qualsiasi principe con esagerate acclamazioni e sciocco zelo. Frattanto Galba oscillava fra due opposti pareri. Tito Vinio pensava che fosse meglio asserragliarsi in casa, metterne alla difesa i servi, rinforzarne le porte. Contro gli scalmanati non era opportuno andare. Doveva invece dare un po' di tempo per pentirsi ai più esagitati e così sarebbe anche emerso il consenso dei più riflessivi. La precipitazione, infatti, peggiora le scelleratezze, la calma rafforza le sagge decisioni. Infine, se in seguito avesse dovuto affrontare il nemico, ne avrebbe avuto sempre la possibilità. Invece, tornare indietro dopo essersi pentito non sarebbe più dipeso da lui. 33. Però l'opinione prevalente era che si dovesse far presto, prima che prendesse vigore una rivolta che era ancora di pochi e dunque molto debole. Avrebbe tremato lo stesso Otone, il quale era fuggito furtivamente ed era stato condotto presso uomini poco esperti, ma avrebbe imparato dall'esitazione e dal ritardo di chi sprecava tempo la parte dell'imperatore. Non si poteva certo aspettare che, organizzato il campo dei pretoriani, invadesse il foro e salisse al Campidoglio proprio sotto gli occhi di Galba, mentre questo grande imperatore coi suoi eroici amici si barricava dietro la porta di casa, certo pronto a sostenere un assedio, e avrebbe trovato un buon aiuto nei servi, se appena il consenso di una così vasta moltitudine e il primo scoppio di sdegno, che è forse l'elemento decisivo in situazioni del genere, si fossero affievoliti. E poi non si potevano cercare sicurezze in una decisione disonorevole. Anche se era inevitabile cadere, bisognava affrontare il pericolo. Ne sarebbero seguiti maggior risentimento nei riguardi di Otone, onore per loro. Vinio continuava ad opporsi e allora Lacone, sostenuto dai Celo, ostinato nel suo odio personale a danno di tutti, lo investì minacciosamente.
Galba non esitò più a lungo e accolse il parere di chi lo incitava alla decisione più clamorosa. Tuttavia venne mandato innanzi verso il campo Pisone, che era più giovane e godeva di buon nome. Da poco era in grazia di Galba ed era ostile a Tito Vinio, forse lo era davvero, o forse così volevano che fosse i più esagitati. È l'odio il sentimento in cui si crede più facilmente. Pisone era appena uscito quando prese a diffondersi la notizia, dapprima vaga e incerta, che Otone era stato ucciso negli accampamenti. Poi, come accade per le grandi montature, alcuni presero a dire di essere stati presenti al fatto e di averlo visto. La credulità trova terreno fertile tra chi gioisce di una notizia e chi non se ne cura affatto. Molti ritenevano che la diceria fosse stata montata e fatta girare dai fautori di Otone, insinuatisi in mezzo alla folla per divulgare ad arte notizie liete in grado di stanare Galba dal suo rifugio. Allora non solo il popolo e la plebaglia si abbandonarono agli applausi e agli entusiasmi. Ma anche la maggior parte dei cavalieri e dei senatori, resa temeraria dal venir meno della paura, sfondò le porte del palazzo. Essi si precipitarono dentro e si presentarono a Galba. Si lamentavano di essere stati preceduti da altri nel compiere la vendetta, quanto più erano vili e incapaci, come gli eventi dimostrarono, di affrontare il pericolo, tanto più erano esuberanti e feroci nel loro dire. Nessuno sapeva. Tutti enunciavano fatti certi, finché, per la mancanza di notizie assodate, e coinvolto nell'errata valutazione generale, Galba indossò la corazza e salì su una portantina. Infatti, a causa della sua età e della sua debolezza, non era in grado di reggere l'urto della folla. Nel palazzo gli si fece incontro una guardia del corpo, Giulio Attieo, che mostrava una spada insanguinata e affermava di essere lui l'autore dell'esecuzione di Otone. «Mio commilitone», gli disse Galba. Chi ti ha ordinato di farlo? A tal punto era energico nel reprimere gli eccessi dei soldati, intrepido davanti alle minacce, incorruttibile davanti a ogni lusinga.